Ciao a tutti! Oggi ci troviamo in Val d'Aosta. Siamo alla diga di Presmunen e andiamo a vedere questo magnifico lago. Ci dirigiamo col sentiero verso il rifugio Praie. Andiamo di qua. Come potete vedere, già da qua si possono scegliere tantissimi percorsi. Abbiamo appena cominciato il sentiero e guardate che meraviglia! Mamma mia, tanto per cambiare, siamo in un paradiso! Amiamo andare in paradiso! Guardate il lago, che spettacolo! Avanti di qua. Ma il colore di questo lago non è qualcosa di fantastico? È veramente incredibile, incredibile quello che ci dona la natura. Di qua, seguendo il sentiero numero 8, si sale verso il rifugio Nakamuli, che però adesso è chiuso perché siamo al 15 di ottobre. Ci sono 6 gradi. Adesso che è uscito il sole, piano piano si scalderà la temperatura, però per adesso è bello fresco. E questa è la cornice fantastica che ci circonda. Una meraviglia. Come al solito tutto ben segnalato, noi percorriamo il sentiero 10, il nostro, e poi dal rifugio partono gli altri sentieri. Mamma mia, quanta bellezza, quanta bellezza! Ma guardate sto sasso, che venature che ha, pazzesco, è bellissimo, ed è soltanto un sasso, però è fantastico. Il percorso che stiamo facendo è un percorso turistico adatto a tutti, molto semplice, infatti qua c'è sempre tantissima gente, soprattutto in estate e in primavera. Però ne vale veramente la pena. Si arriva alla diga con la macchina, ci sono tantissimi parcheggi a pagamento, costa 3,50 € al giorno il parcheggio ed è il luogo ideale per fare una bella passeggiata in famiglia senza far fatica. E poi se si vuole ci sono tantissimi sentieri da poter percorrere per salire su queste bellissime cime che ci circondano. Che meraviglia ragazzi, che meraviglia! Sembra di essere capitati in un libro di fiabe. Là dietro ci sono i ghiacciai. Mamma mia, che cornice! E anche oggi una giornata splendida. Adesso sta salendo un po' la temperatura, siamo arrivati già a 12 gradi. Eccoci arrivati a una delle tante cascatelle che scende del lago. Ne troveremo sicuramente delle altre più avanti.
Che spettacolo, signori, che spettacolo. Siamo arrivati a un bel sasso pieno di sassolini. Ecco anche il nostro. Quanta magnificenza! Poi c'è una pace e tranquillità fantastica. Qui abbiamo un altro po' di acqua che scende verso il lago. Eccoci arrivati a una bellissima cascatella. Cascatella, come dicevo, ce ne sono tante lungo il percorso. Si riesce a vedere anche l'arcobaleno. Che meraviglia, mamma mia, che meraviglia! Un'altra panchina per riposarsi. Un percorso di 45 minuti con tutte queste soste bellissime alle cascatelle diventa di 2 ore.
Che meraviglia di acqua, mamma mia. Là dietro si vede la nostra meta. Come dicevo, un percorso molto semplice che si percorre in 45 minuti. Noi ci mettiamo 2 ore perché ogni 2x3 ci fermiamo per fare un video, perché è veramente un luogo fantastico. Abbiamo 2 accompagnatori. Qua sotto c'è il torrente che va a alimentare il lago, uno dei tanti. Ma che bello! Eccoci arrivati alla chiesetta. Sangrato, greco, vescovo di Aosta e protettore della valle, 810, pregate per noi. Cuor di Gesù, insegnaci ad amarti. San Bernardo di Mentone, 1008, patrono degli alpinisti, proteggici. Siamo arrivati all'Alpe Luanillo. Qua si vede benissimo per isolare dal terreno come venivano fatte le case. È bellissima. Minuti da questa parte e siamo arrivati, sempre seguendo il sentiero 10. Questo è l'alpeggio Lalé, 1998 metri sul livello del mare. Eccolo qua, che meraviglia,
Che spettacolo! E guardate qua dietro. Oh mamma mia! Mamma mia che bellezza! Caspita! Quanto è bello! Si rimane veramente senza parole. Eccola al rifugio Prarayé. Adesso andiamo a mangiare qualcosa di buono. Eccoci arrivati, adesso andiamo a mangiare. Forza, andiamo! Questo è il posto magnifico dove siamo finiti. Lo sapevamo, ma non pensavamo fosse così bello. È tremendamente bello, è veramente fantastico. Un altro paradiso in terra. Una bellissima fontanella. Alpeggio Prarayé, 2005 metri. Io mi trasferirei qua a vivere. Quanta bellezza, quanta. Tantissima. Salute amore. Cin cin. Buon appetito. Grazie. Com'è questa polenta, amore? Fantastica, una meraviglia. Buonissima. Abbiamo mangiato la polenta alla boscaiola e bevuto una birretta artigianale. Fantastiche tutte e due. Adesso un buon caffè con la panna cotta. E per concludere in bellezza, un buon caffè ci vuole. Qui al rifugio si può anche dormire, però è aperto fino al 1° di novembre. Qua vedete quanti percorsi si possono fare. C'è l'imbarazzo della scelta. C'è veramente da fare delle bellissime passeggiate. Che posto meraviglioso, mamma mia, è veramente fantastico. Con l'acqua di questo colore viene voglia di fare un tuffetto. Saliamo dal lago. Da quella parte abbiamo lasciato il rifugio. We would find the time.
We hoped we were gonna make it. Little did I know that time would take us to a place. Rieccoci al Ponticello. Ma che meraviglia, tra i colori del lago e questi passaggi nel bosco. Siamo in un paese delle meraviglie. In questa magnifica cornice non posso che ringraziare tutti voi che ci seguite. Vi ho già detto che abbiamo superato i 200 iscritti. Continuiamo così, spargete la voce e condividete i nostri video. Iscrivetevi se non siete iscritti, lasciate un like se il nostro video vi piace e noi continuiamo a cercare posti meravigliosi come questo per poi condividerli con voi. Questo è un posto veramente fantastico ed è un posto dove si può venire a fare una passeggiata tranquilla, perché non è una camminata per salire in montagna, ma è quasi tutto in piano, un po' di sali scendi, ma sono 50 metri di dislivello e si scopre una valle fantastica con questo lago che è qualcosa di incredibile. Continuate a seguirci, grazie a tutti. Direi che una merendina vista lago ci vuole. Banana! Buon appetito! Colori dell'autunno fantastici, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Guardate questa pianta dove ha deciso di crescere, in mezzo alle rocce, incredibile veramente, incredibile. Siamo quasi arrivati alla diga. La nostra giornata sta per finire. Ci vediamo dopo. Eccoci tornati al punto di partenza. Abbiamo percorso circa 10 km, è un percorso molto semplice, adatto a tutti perché è una strada alla fine. È stata una giornata fantastica, abbiamo scoperto un'altra valle stupenda. E cosa dire, grazie a tutti che siete arrivati fino alla fine del video. Grazie a tutti gli iscritti, a coloro che si iscriveranno, e continuate a seguirci e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui nostri prossimi video. Ciao a tutti! Ciao mucche! La grotta di Fromazzo, Fontina e Formaggi. Fontina DOP.